Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, radunatesi migliaia di persone a tal punto che si calpestavano a vicenda, Gesù cominciò a dire anzitutto ai discepoli: guardatevi dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia. Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Pertanto ciò che avrete detto nelle tenebre sarà udito in piena luce, e ciò che avrete detto all'orecchio nelle stanze più interne sarà annunziato sui tetti. A voi, miei amici, dico: non temete coloro che uccidono il corpo e dopo non possono far più nulla. Vi mostrerò invece chi dovete temere. Temete colui che, dopo aver ucciso, ha il potere di gettare nella Geenna. Sì, ve lo dico, temete costui. 5 passeri non si vendono forse per 2 soldi? Eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete. Voi valete più di molti passeri. Cari amici, buonasera. Benvenuti ad ascoltare la parola del Signore nella casa di Maria a Montallegro. C'è un modo per misurare quanto siamo liberi interiormente, e questa autenticità è presente nel nostro cuore. È Gesù stesso che ce lo ha rivelato dicendo queste parole: pertanto ciò che avrete detto nelle tenebre sarà udito in piena luce, e ciò che avete detto all'orecchio nelle stanze più interne sarà annunziato sui tetti. In pratica, Gesù ci sta dicendo che la nostra vita deve essere fatta da cose che, se fossero messe in piazza, non dovrebbero né umiliarci né condannarci. Se tu vivi o fai qualcosa, domandati questa cosa qui: ma che ne sarebbe della tua vita se la cosa che vivi, se la cosa che fai fosse fatta alla luce del sole, fosse fatta davanti a tutti? Ecco, questo criterio, che dovrebbe essere il criterio della trasparenza, della solarità, della perfetta consonanza fra l'interno e l'esterno, ecco, questo criterio è davvero, se lo vivessimo davvero, smaschererebbe un mare di cose che non abbiamo il coraggio di chiamare con il nome giusto, cioè male. Male. Ci sono delle cose che sono male. Anche se nessuno le sa, sono male. Convivi allora dentro questa grande libertà, la libertà del vivere e del fare tutte quelle cose che, venute a conoscenza, potrebbero semplicemente arrecare bene alla tua vita. A voi, miei amici, dico: non temete coloro che uccidono il corpo e non possono fare più nulla. Vi mostrerò chi dovete temere: colui che, dopo il corpo, ha il potere di gettare la vostra vita nella Geenna. Sì, vi dico, temete costui. Vincere la paura della morte ci dà una libertà inimmaginabile. Ecco perché il frutto più maturo della fede tocca proprio questa paura. Ma questa paura non la si vince semplicemente con il racconto delle cose edificanti sull'aldilà, ma prendendo sul serio l'unica cosa che ci può far affrontare la morte a viso scoperto, cioè l'amore di Dio. Se tu ami Dio, non hai paura della morte. Voi sapete che nella sua etimologia questo a mors, oltre la morte. 5 passeri, conclude Gesù, non si vendono forse per 2 soldi? Eppure nemmeno uno
di essi è dimenticato davanti a Dio. Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati, non temete. Voi valete più di molti passeri. Siamo amati, non siamo dimenticati. Questa è la grande forza con cui possiamo attraversare anche il buio della morte. E allora, nella memoria grata del Signore che ci ama, viviamo la giornata che il Signore domani ci offre, così, con la solarità con cui le cose belle sono belle e con il coraggio per cui le cose sbagliate, né pubblicamente né privatamente, diventano nostro possesso, nostra proprietà. Buonasera, arrivederci.